Mirone a questo punto dovremmo essere praticamente pronti. Abbiamo fatto un soundcheck, diciamo, veloce, ma qua non è una cosa semplice. Del resto come si fa? Una situazione stratificata. Signore e signori, vorrei un grande applauso per Piccolo Circo Barnum. Grazie, grazie a tutti, grazie signor Mao. Benvenuti, benvenuti. Oh, io, come dire, sono molto curioso perché avete una situazione anche, come dire, abbastanza articolata. Complessa tipica, da gestire. Complessa da gestire, ma è molto interessante. Quindi chissà che suoni verranno fuori. Qui si va dal, come dire, dal desert rock, credo, fino a... Vorremmo. All'alpine, come esatto. Si dice. Va bene, con che brano cominciamo? Cominciamo con Invisibili, che è proprio un po' un desert rock della Val d'Angrogna. Eccezionale. Allora, signore e signori, caliamoci in questo vento del desert rock con un Piccolo Circo Pano. Scappato strisciando su strati impazziti, su impazziti strati d'asfalto. Hai topi intanto scompaiono, i topi intanto è tornato mai nessuno. Per una specie di empatia, le storie sono il bianco della schiuma, così sia. Non è tornato mai nessuno, e mai nessuno se n'è andato via. Scompaiono.
Mille. Piccolo circo babbo, questo era Invisibili, effettivamente è un pezzo abbastanza, come dire, liquido, come tipo anche di struttura e di sonorità. E allora, io mi interessa sempre, come dire, andare alle origini, ma com'è che nasce la vostra musica? Dove vi trovate? L'Alfa Omega. Beh, la nostra musica intendi dal punto di vista artistico, cioè, certo, o di esperienza? No, fisicamente, diciamo, dove, come vi beccate, arriva uno con una chitarra e dice questa è la canzone, o invece siete tutti in una stanza? No, immersi. Diciamo che ci sono due fasi, cioè ci possono essere delle interconnessioni che si creano in sala prove sulla base di improvvisazioni o mood che saltano fuori una precisa serata in un preciso istante, quella precisa volta lì, e da cui magari scaturisce un testo, una scrittura e poi un consolidamento, oppure c'è una fase creativa che arriva già a monte con una bozza o comunque già un po' strutturata, e poi il bello è che se uno scrive, cioè se uno, nel caso specifico io, sì, dovesse arrivare già con un qualcosa di più o meno definito, poi si è rimessa alla prova e su quell'onda emotiva devo dire che capita tutto quello che cambia, muta, che cambia, muta, e che comunque doveva esserci, via. Allora, il prossimo brano che cos'è? Una Polaroid di un momento particolare? Ma il prossimo brano è tra l'altro l'ultimo che abbiamo scritto, quindi è proprio figlio della sala prove, e anche una Polaroid di un momento introspettivo basato, cioè diciamo fondato su una di quelle camminate in montagna all'interno delle quali uno si crea dei mondi che esistono ma che uno non conosce o pensa di non conoscere, dei mondi interiori. E come si intitola? Si intitola Soffia sul caos. Soffia sul caos, signore e signori, piccolo circo Barno. Grazie. We'll be right back.
Dove potremmo essere se non in Piazza Vittorio a Salotto? No, io sono contento di avervi con queste atmosfere veramente particolari e anche, diciamo, semplicissime, perché insomma è una sorta di stratificazione sonora che andate creando, no? Anche con insomma delle parti che rimangono in loop, ma sto cercando di spiegare sì. Ai profani. In effetti la parte elettronica è una cosa minimale, cioè in effetti ci serve per non avere il batterista con cui spartire il cachet. Esatto, fondamentalmente per quello. Tutto il la resto. Macchina, infatti la abbiamo macchina. Caricato bene tutto. E diciamo poi lui va sempre esattamente a clock, quindi diciamo esatto, quindi poi a quel punto è colpa nostra, a quel punto esatto dovete soltanto eseguire lui, diventa lui un po' al 9000 che vi guida. Esatto, va bene. Allora in questo viaggio sempre che insomma spazia tra il deserto e le montagne, comunque spazi molto ampi, adesso dove ci portate? In un oceano? No, facciamo una canzone che si intitola Nel cuore, è basata su una storia personale che però non andrei tanto a introdurre e svelare, ma sicuramente è una situazione molto sentita, ecco, diciamo così. L'oceano delle emozioni. L'oceano delle emozioni, esattamente. L'oceano delle emozioni. Entriamo a questo punto col piccolo Circo Barno. Promesso.
dove siete quando è sera? Grazie. Volevo ringraziare anche gli amici che sono arrivati dalla Valpellice. Salutiamoli. Insomma, anche perché credo che sia anche un'occasione, insomma, unica anche come sound, perché ogni volta chissà che cosa succede poi sì, nel vostro setup, no? Quindi è bello che ci siano, come dire, dei supporter. Unica e ripetibile. E poi ringraziare anche Federica, ricordiamoci che sono insieme, lei è... cantantissima, lei bravissima, bravissimissima. Stasera peccato che non la sentiamo cantare, perché è veramente, veramente brava. Chissà che la prossima volta, insomma, preparate un pezzo anche. Assieme. È un peccato, insomma, averla qua che non canta. Adesso in macchina la proviamo. Esatto, così la prossima volta siamo. Allora ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento del salotto. Con che brano volete salutare e darci la rivederci qui dalle nostre parti? Dai, intanto vi ringraziamo tantissimo, sempre bellissimo salotto. Allora chiudiamo con un brano un po' teso, tanto per stupire, no? Con la tensione. Questa è una storia un po' particolare che abbiamo rielaborato e fatto nostra. Il brano si intitola Un filo tenace, così come un libro che riporta il carteggio. Insomma, vado per sintesi. Comunque riporta il carteggio tra Willie Jervis e Lucilla Rochat, che era la moglie, che fu la moglie. Willie Jervis fu un partigiano che avrebbe potuto anche non scegliere di, diciamo, di appoggiare la resistenza, perché era un ingegnere dell'Olivetti, già ultra 40, cioè già pluriquarantenne, insomma 42enne. E invece fu determinante per tutta una serie di operazioni che si svolsero in montagna dalle nostre parti. Venne poi catturato e quando in prigionia stette, diciamo, le carceri nuove di Torino, prima della fucilazione che poi avvenne dalle nostre parti, si scambiarono lettere clandestine, non quindi scritte col punteruolo, col sangue sul cuoio, sul nastro del pigiama. E noi abbiamo rielaborato questa storia, ma utilizzando le parole proprio estrapolate da questo carteggio, che all'80% costruiscono il testo della canzone. È un po' una lamata, però è così. Bene, piccolo circo barbaro. Yeah.
resistere a tutto, insieme divisi è la prova. A te forza, come consolazione. Baci ai bimbi, un abbraccio a te. Amore mio caro, arrivederci. Passeggiata di oggi ha l'aria di una prova generale. Messo al muro le mani legate, il sole è piccolo e poco, così è il male, così è il male. Più alte, l'amore, la patria, la pace offro. Il corpo ai nemici, we'll be right back.
E abbiamo finito, grazie mille. Grazie, grazie al piccolo Circo Barrum. Ringrazio, cioè saluto e ringrazio e menziono certo, tutta la band, tutta la band. Parlo per me che sono troppo smemole. Il grande Andrea Stesana che smanetta su una serie di cose simultaneamente al basso e il grande Luca Lentini che smanetta su una serie di cose simultaneamente alla chitarra. Grazie, grazie a tutto il piccolo Circo Barrum. Alla prossima. Grazie chiaramente anche agli altri ospiti che sono intervenuti questa sera, ovvero i Victory Plaza, i Cieli Neri sopra Torino, alla parte tecnica Sergio Rivato e Danilo Samac che ci seguono, che ci segue da Bruxelles. Grazie chiaramente all'Abbe e a tutti voi. Ci rivediamo la prossima settimana e adesso non mi resta che mandare la sigla. Au revoir. Grazie. Bye bye.